attentati alla vita, un'inchiesta parlamentare per corruzione. Per raccontare ai giovani il suo amore per Tirana ha inciso persino un rap. A renderlo popolare nel mondo è stata la sua politica dei pennelli, con cui ha colorato la città, cancellando il grigio del regime, dai palazzi e dagli sguardi della gente. Un'imponente operazione estetica, suoi molti dei disegni riprodotti sulle facciate degli edifici, ma secondo i suoi oppositori solo un bel trucco che nasconde le tante piaghe ancora aperte. Per fortuna che c'è anche in Albania chi dice il contrario di quello che una definita maggioranza pensa, perché sennò sarebbero guai. Io credo che un rosso nelle labbra di una donna è un problema di sostanza, non un problema di superficie. L'apparenza di Tirana è una cosa importante oggi, ma non è la sola cosa che noi abbiamo fatto. Rappresenta solo il 3, qualcosa per cento del nostro sforzo di investimenti, di cambiamenti, di trasformazioni. In 4 anni Tirana ha guadagnato 150.000 metri quadri di verde pubblico, prima inesistente. Sono stati demoliti 1.200 edifici abusivi, piantati al loro posto 1.800 alberi. Dal fiume che attraversa la città sono state rimosse 123.000 tonnellate di rifiuti e detriti. Ma tanto ancora c'è da fare. Tirana è una città cantiere che in 10 anni ha più che triplicato i suoi abitanti e che sta cercando di inventare dal nulla una rete stradale, anche grazie ai fondi della cooperazione italiana ed internazionale, mentre traffico ed inquinamento toccano picchi da primato e l'erogazione costante di acqua ed energia elettrica resta una scommessa. Abbiamo cominciato a capire che il nostro futuro è nelle nostre mani. Non possiamo aspettare che i nostri problemi siano risolti da altri e non possiamo mai accettare di dare la colpa agli altri. Qual è secondo lei il maggior pregio del popolo albanese? È quello che è stato sempre anche il maggior pregio del popolo italiano, di avere un'energia grandissima, di prendere la vita non molto seriamente. Il grande pregio può rivelarsi anche il grande difetto, cioè di rimanere incapaci di trarre le buone lezioni dal proprio passato, dalla propria esperienza.